Una passeggiata al mercato ortofrutticolo di Bassano per capire insieme se effettivamente i bassanesi hanno riscontrato un aumento dei costi di frutta e verdura. Ebbene, scopriamolo insieme. Ha trovato i prezzi rincarati di frutta e verdura al mercato? Tutto, su tutto, frutta, verdura, dappertutto. Gli stipendi sono sempre quelli, le pensioni anche. Purtroppo i prezzi, è aumentato tutto adesso, tutto. A me mi sembra che i prezzi alti e bassi conforme loro, un po' per il tempo. Ma alla fine si compra la frutta e la verdura o si lascia stare? Ovvio, però meno. Molto più cari, assolutamente molto più cari. Cosa si fa? Si compra lo stesso, si compra di meno? Si centellina. Secondo lei ha inciso tanto il maltempo? Diciamo poca parte. La gente al mercato ha riscontrato un aumento dei prezzi, ma alla fine si compra lo stesso frutta e verdura perché è un bene a cui non si rinuncia. Sì, è vero, è anche un cambio stagionale, l'aumento c'è come ogni anno. Ci vuole un attimo, un momento di assestamento e poi si partirà normalmente. Se sono belle giornate tipo oggi, vanno via già bene le pesche noci, che sono già buone, i meloni e le albicocche, quello più o meno è quello che va. Poi se la giornata è come è successo la maggior parte di questa settimana, vai ancora a vendere il prodotto invernale. Però alla frutta non si rinuncia? No, certo. Soprattutto alle offerte, frutta in offerta. Esatto. Cioè secondo me è meglio prendere cose che sono in via di scadenza oppure sono un po' ammaccate per non incentivare gli sprechi.